Sì, grazie Eccellenza. In conclusione di questo dibattito ho ascoltato gli interventi dei consiglieri di opposizione, ho sentito solo il rumore di chi si sta arrampicando sugli specchi per giustificare una mozione di sfiducia che credo che negli ultimi interventi si sia ascoltato bene, neppure i consiglieri di opposizione stessi credono, pure loro, insomma. Una mozione di sfiducia completamente sfasata che il segretario Beccari stamattina ha definito temeraria e contraddittoria. Credo che non ci siano termini più appropriati per definire questa, che è una mera operazione politica fatta solo per cercare di creare tensioni in maggioranza. Tensioni che, come potete constatare, non ci sono state, non si sono viste, e che dimostrano l'inutilità di questa giornata. Anzi, l'inutilità questa giornata l'ha avuta e credo che sia stata quella di unire ancora di più questa maggioranza. Innanzitutto evidenzio la confusione, la contraddizione che emerge dalle prime due pagine di questa mozione, che vanno, a vostro avviso, a far emergere dichiarazioni infelici di altri segretari di Stato e poi, alla fine, si va a colpire con la mozione il segretario di Stato agli esteri. Mi dovete scusare, ma davvero faccio fatica a capirne il senso. Poi però arrivano ad illuminarci i consiglieri Renzi, Zafferani e l'ultimo Morganti, che ci spiegano le motivazioni della mozione. Per loro Beccari è reo di non aver tirato le orecchie ai suoi colleghi di governo per le loro dichiarazioni. Questo, secondo voi, secondo i consiglieri Renzi, Zafferani e Morganti, sono le motivazioni di questa mozione. Io credo che, spero che stiate scherzando. Devo anche rimarcare che non siete stati capaci neppure di trascrivere in modo corretto le dichiarazioni del segretario di Stato Ciavatta, quelle del 16 dicembre, alla trasmissione Viceversa. Non siete stati capaci oppure volutamente avete distorto il messaggio. Ma purtroppo vi è andata male, malissimo, perché la trasmissione è online sul sito di RTV. Oggi abbiamo fatto anche un post come rete. E dicevo, sul sito di RTV al minuto 41 tutti i cittadini sammarinesi possono andare a risentire le dichiarazioni di Ciavatta e verificare che il testo virgolettato che avete riportato nella mozione contiene due parole in più, Italia e invece, che vanno a stravolgere tutto il significato della frase. Quindi, io credo che oltre temeraria e contraddittoria, direi che questa mozione è pure farlocca. Il consigliere Fabbri si stupisce, ci chiede come mai non gliel'abbiamo detto. Beh, io credo che il consigliere Fabbri fa una professione che quando scrive qualcosa in un atto dovrebbe verificarne la fonte e questo è il suo dovere professionale. Quindi credo che sia meglio che vada ad accertarsi la prossima volta quello che scrive. A questo punto credo sia inutile commentare i contenuti della mozione, credo che si commentano da soli, neppure il virgolettato, le frasi attribuite ai segretari di Stato corrispondono al vero. Vorrei approfittare di ringraziare ancora una volta, e non è mai abbastanza, tutto il personale dell'ospedale e le forze impegnate nella gestione di questa terribile pandemia. E vorrei porre l'accento su quello che è stato fatto in questi mesi, 10 mesi, da questo governo e da questa maggioranza, perché ancora oggi l'opposizione sta usando il tema Covid e la gestione di questa pandemia per scopi politici, quando l'interesse dell'uscita da questa pandemia dovrebbe essere di tutta la squadra, ovvero di tutto il Paese, compreso l'opposizione. Invece vediamo ancora oggi che c'è chi rema contro. Dicevo, cosa è stato fatto in questi mesi? Perché credo che la migliore risposta a questa mozione non siano le parole, ma sono i fatti compiuti. Questa pandemia la si può dividere in due fasi. La prima, febbraio-aprile 2020, abbiamo avuto 740 positivi, 698 guariti e 42 purtroppo morti. Abbiamo riorganizzato l'ospedale nei percorsi adibiti ai malati Covid,
sia stata creata l'assistenza domiciliare, la medicina territoriale, la terapia intensiva è stata portata da 6 posti, prima a 12 e poi a 20, poi sono stati creati i reparti Covid, siamo passati per una chiusura totale per mesi, chiusura a livello mondiale, e ne siamo usciti bene fino a diventare a giugno Covid free, e questo credo che sia un risultato. Poi è arrivata la seconda fase, qui a differenza di altri paesi abbiamo scelto di restare aperti, più aperti rispetto ad altri stati, perché noi non abbiamo accesso ai contributi europei. Ci siamo assunti un rischio, prima di tutto sanitario, senza perdere di vista la priorità di questa maggioranza e di questo governo, che è quella di tutelare l'ospedale e la salute pubblica. Nonostante le aperture più ampie, abbiamo tenuto bene a livello sanitario, ma non possiamo non considerare i dati che abbiamo dovuto gestire in questa seconda fase, ottobre-dicembre 2020. Chi sostiene che siamo fuori dal virus e sta sottovalutando il problema, dico loro, state sbagliando strada. In questa seconda fase al momento abbiamo avuto 1.560 malati Covid, il doppio rispetto alla prima ondata, per fortuna molti asintomatici, purtroppo altri 15 morti e ad oggi ancora oltre 260 positivi. Abbiamo un rapporto tamponi effettuati positivi e riscontrati che si attesta attorno al 10%, ma che è arrivato anche oltre il 15%. Ma quello che preoccupa è la tenuta della terapia intensiva. Oggi abbiamo 12 posti dedicati e una saturazione media attorno all'80%. Riportare, aumentare la terapia intensiva a 20 posti significherebbe chiudere tutti gli altri servizi e tornare a fare solo l'ospedale dedicato al Covid, come nella fase 1. Ecco, quando la terapia intensiva ha visto lievitare i casi da intubare, il governo e questa maggioranza hanno introdotto con il decreto 206 del 26 novembre e col decreto 219 del 17 dicembre ulteriori misure restrittive che erano in piena linea rispetto a quello che ci siamo sempre detti: tenere un po' più aperto, ma preservare ospedale e salute pubblica. E allora, se ve li andate a leggere i due decreti sopracitati, vi accorgerete che nel decreto 206 di novembre si andava a introdurre la didattica a distanza per le superiori e l'obbligo mascherine per le elementari, perché si era riscontrato che la scuola, non tanto per i contagi, ma era veicolo al 50% della diffusione del virus, si doveva togliere un fattore di rischio molto elevato. Con il decreto 219 di dicembre si sono introdotte le misure restrittive sugli autobus scolastici, si è introdotto il tampone obbligatorio per chi era di ritorno dall'estero, il coprifuoco, si è istituito il coprifuoco dalle 24 alle 5 del mattino e si estendeva su indicazione dell'IS solo per la serata di Capodanno la possibilità fino all'1.30 per poter evitare i festeggiamenti smodati fuori dai locali, ma di contenerli in sicurezza dentro i locali stessi. Pertanto, con i due decreti tanto criticati, abbiamo tenuto una linea di ulteriori restrizioni fino ad arrivare al decreto 221, che va ad inserire misure restrittive che ci allineano le misure di tutta Europa e in particolare dell'Italia. Perché dobbiamo evidenziare come a livello europeo si sia optato per chiusure più stringenti in questo periodo, quando scuole e fabbriche sono chiuse e il periodo natalizio invita a rimanere a casa, e questo per poi ripartire con numeri più bassi dal 7 gennaio. Questa è la vera sfida di tutti i paesi e la sfida che è a San Marino, quella di poter sconfiggere questo virus anche con l'arrivo del vaccino e ripartire più forti. Questa è la nostra vera sfida. In chiusura voglio tornare alla mozione e un'ultima considerazione la voglio dedicare alle tempistiche, direi perfette, riguardo alla presentazione della mozione fatta a Beccari. Tempi talmente perfetti che la mozione è arrivata il giorno dopo che il nostro paese era uscito dalla lista C. Quindi incredibilmente siete riusciti a fare una mozione di sfiducia dopo che si era risolto il problema. E questo non è neppure la prima volta. Ricordo bene, anche per la mozione al segretario Ugolini, che l'opposizione
è arrivata anche lì con un tempismo perfetto e abbiamo discusso la mozione di sfiducia ad Ugolini dopo che Canzio aveva preso possesso del suo ruolo in tribunale e il sipario sulle questioni di giustizia era già calato. Devo farvi complimenti, cari membri dell'opposizione, per il tempismo. Alla luce degli elementi sterili emersi dal dibattito, ritengo questa mozione inutile e inefficace. E pertanto respingo al mittente, a nome mio e a nome del Movimento Rete, questa mozione di sfiducia nei confronti del segretario Beccari e nei confronti di tutto il governo. Riconfermiamo la fiducia a questo esecutivo e mi sento di proporre, al contrario, una mozione di sfiducia nei confronti dell'opposizione, perché dopo due tentativi ha dimostrato di non conoscere le tempistiche, le modalità con cui si presentano le mozioni di sfiducia e soprattutto di aver dimostrato di trascrivere in modo farlocco i virgolettati delle dichiarazioni di alcuni segretari a cui sono state afferite parole mai pronunciate. Grazie, Eccellenza.